creò un cardinale, tu diventi il prefetto della congregazione del Santo Spirito, tu diventi il vescovo di Palermo o quello non può. Il Papa stesso viene eletto dai cardinali, quindi non c'è nessuno che si autoproclama o autoimpresa. Questa è una cosa non importante di più, perché è la garanzia della di Dio amato, del Dio divino. È importantissimo che questa cosa venisse istituzionalizzata. Noi dobbiamo sempre pensare che Gesù fa le cose in maniera intelligente. Cioè, la santa nostra Chiesa cattolica, da Gesù è stata fatta con cervello, insomma, è chiaro che non ce l'ha, ce l'ha, perché tutte quante queste cose, questo che io posso dire con coscienza, con personalmente, ma questo è quello che comunque lo so, guarda dire, se parte nell'ultima parte della diocesi a fare loro, a fare il dice parlo di visita e dice parlo, ma va niente. Perché dietro, come dire, l'indicazione, come dire, in termini molto molto tranquilli, dell'autorità, c'è sempre nascosta la divina volontà che è il fondamento dell'autorevolezza del tuo ministero. Tu vai perché sei inviato da Dio, qualcuno non ti vuole, se queste parole non ti vuole. Pazienza, ma io qui non ci sono voluto, perché lui mi ha mandato, erano qui perché sono stato inviato, non ho scelto io di me. È fondamentale questo. Questa considerazione ci aiuta anche a comprendere qualcosa anche della struttura della Chiesa, che è bene interiorizzata, cioè, che anche negli aspetti, diciamo così, istituzionali, apparentemente, diciamo che un pochino burocratiche anche nella Chiesa, c'è una sapienza depositato, di chi l'ha fatto queste cose, cioè quello ce l'ha, sei quasi offensivo che dici che Gesù deve evidentemente è una formazione retorica, però capite, quando uno comincia a essere scioccamente critico, per esempio dire ma la struttura essenziale da chi dipende, la struttura essenziale della Chiesa, del Ministero di Notte, della Chiesa per sopra, ed è stato fatto in un certo modo per lasciare su quale la prevedesse. Quindi questa bellissima e divina volontà, non so se avete fatto caso nella seconda lettura, se avete contato quante volte ritorna il termine sua volontà o volontà di Dio. San Paolo ha presentato una pagina che ci vorrebbe una settimana, ci si potrebbe fare un video spirituale in 7 giorni, come abbiamo ascoltato, se evidentemente ci dedicheremo qualche minuto, ma in lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, già scegliere un altro per essere santi e immacolati di fronte a lui della carità, attenzione, predestinandoci a essere perduti gli ottieni degli anni di Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, prima citazione, all'opera della sua grazia, poi scelto, abbiamo avuto la redenzione mediante il suo sangue, e lì la libertà dell'abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, attenzione, facendoci conoscere il mistero della sua volontà. Poi andiamo più basso ancora, in lui siamo stati fatti anche eredi predestinati secondo il progetto di colui, attenzione, che tutto opera secondo la sua volontà. Se abbiamo queste tre splendide citazioni strategiche in tre punti cardine che ci dicono queste cose: primo atto della divina volontà, creare noi e crearci in Cristo. Voi sapete cosa deve andare nella Chiesa, eh? Domanda. Secondo voi Gesù, il Verbo, è diventato uomo, attenti che siete sottile, per farsi simile a me che sono un uomo, o io sono un uomo perché sono stato fatto simile a come Gesù sarebbe diventato? Perché Dio dice, cioè Dio dice, scusate, pare da me, qual era il primo pensiero che Dio ha fatto a destra? Il Verbo incarnato. Il primo, l'uomo con la U maiuscola, poi la donna perfetta e poi l'umanità. E in quel pensiero tutti siamo stati pensati perché volessimo essere sulla terra copie viventi di nostro Signore, santi e immacolati di fronte a Lui e la carità. Questo è il nostro pensiero, questo è il disegno, questo è il disegno. Questo è quello che Dio vuole, quello che Dio ha pensato per tutti, secondo il disegno d'amore della sua volontà.
ricchezza della sua grazia che l'ha riversata con abbondanza su di noi con disobbedienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà. Facendoci conoscere. Che significa? Significa che attraverso la redenzione Gesù ci ha mostrato, uno, la nostra condizione di decadenza e bisognosa di salvezza, ma secondo, la rivelazione ancora ultima è che quella salvezza data è la possibilità di tornare a vivere secondo il progetto originario che ci aveva, pensando in Cristo prima della creazione del mondo per essere santi, ma ancora prima della creazione. E infatti, in Lui siamo stati fatti anche eredi secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, ad essere lode della sua gloria. Vedete il punto d'arrivo, la creazione, la redenzione e il fine ultimo, la possibilità di tornare ad essere, è una situazione bellissima, lode della sua gloria. Sapete cosa dice Sant'Ireneo? Qual è la massima espressione della gloria di Dio? L'uomo vivente con la forma di Cristo, l'uomo vivente vuol dire l'uomo perfettamente in grazia che sia in grado di vivere una vita perfettamente felice e santa fin da questo mondo. Perché per questo Dio è l'uomo che dia a Dio la possibilità di vedere che bella cosa che ha fatto, pensando di creare e di partecipare alla sua natura a creature intelligenti, perché potessero in maniera limitata, come le nostre percezioni, non partecipare alla sua stessa felicità, qui e in pienezza. Guarda, se vuoi fare una domanda di riguardo, perché poi sono tante altre piccole, San Paolo ha detto questa cosa, che quando era illuminato, oltre che neanche nel corpo 400 di ieri che vengono uno che si adatta allenamento e comincia a fare la vita perché non sa come andare a pensare, quindi fa i periodi lunghissimi con mille parenti perché ha talmente tante cose da dire che concentra in un capitolo, veramente è un pezzo, un capolavoro impressionante. Ecco, ci godiamo di questa rivelazione, di questa contemplazione e soprattutto contemplando Maria Santissima, adesso ci vogliamo voglio lo sguardo a questo santuario dedicato, che è stata l'unica a far vedere la perfezione della sua creazione, l'unica, così non ci arriverà mai nessuno. Noi possiamo provarci